di un tema a lei no, caro, diciamo, di cui si occupa ogni giorno, le patologie mentali. Ma si parla anche e soprattutto di come acquisire quel benessere mentale che è necessario nella vita di ogni giorno per essere sereno, per interloquire con gli altri. E vi sono purtroppo diversi disturbi di ordine mentale che vanno curati, ma vanno soprattutto prevenuti. Infatti stasera parliamo di salute mentale, intesa naturalmente non come assenza di malattia psichiatrica o mentale, ma vista in una dimensione più ampia, e quindi dobbiamo intendere la salute mentale come quello stato di benessere che permette, benessere emotivo, cognitivo, che permette all'individuo di sfruttare le sue capacità appunto emotive ed emozionali per avere una funzione positiva nell'ambito della società, per rispondere alle richieste della vita quotidiana, per adattarsi come dire, all'ambiente esterno che è in continuo cambiamento, per rispondere agli eventi stressogeni che ogni giorno la vita ci propone. E quindi stasera parliamo appunto di salute mentale vista in questa dimensione. Da tenere presente che le malattie mentali coprono il 26% di tutte le disabilità e che sono importanti naturalmente come tutte le altre malattie. Quindi in questo senso è bene stimolare la prevenzione. E per prevenzione delle malattie psichiatriche si intende soprattutto quella primaria, ma anche quella terziaria, cioè significa che bisogna intanto riconoscere lo stato di malattia, intervenire quando questa malattia diventa Ecco, quali sintomi, ecco, lei anticipava la mia domanda, quali sintomi, come si accorge, no? Lei in questo caso che è un medico, ma come persona, che l'altro ha dei grossi problemi di ordine, perché forse non ce ne accorgiamo, no? Ecco, forse sembrerebbe una domanda banale, È un po' ma non lo è. difficile per chi soffre di problemi psichiatrici ammettere di soffrire, cioè spesso e volentieri c'è inconsapevolezza del proprio stato di malattia. Si accorgono i familiari che alcune volte hanno come dire, un atteggiamento positivo e cercano di portare il proprio caro dal medico, dallo specialista, in modo da farsi curare, no? Nel più breve tempo possibile per evitare che il cosiddetto tempo di malattia non curata, di psicosi non curata, possa naturalmente portare come dire, ad una prognosi, a un decorso di una prognosi infauste. Beh, a seconda delle malattie bisogna riconoscere i sintomi di una depressione quali sono? L'astenia, cioè la mancanza di forza, l'apatia, l'anedonia, cioè la mancanza proprio di volontà di risolvere un problema. Nell'ansia invece spesso e volentieri i sintomi sono sintomi legati soprattutto come dire, al corpo, nel senso che l'ansia spesso e volentieri viene somatizzata e quindi uno è ansioso quando? Quando ha il cardiopalmo, quando dice di avere tachicardia, l'exasystole, di avere l'affanno. E questi sono sintomi che bisogna riconoscere spesso. Spesso, voglio dire, anche lo stesso individuo che soffre di queste patologie li riconosce, ma tenta spesso e volentieri di risolverle così, con la buona volontà. Invece non è così. Se uno ha diabete, va dal diabetologo. Se ha l'exasystole e il cardiopalma, va dallo psichiatra, dal cardiologo, perché sono, diciamo, sintomi e patologie importanti, ma in realtà la patologia psichica è molto più importante delle altre, è sempre più attuale, è il cosiddetto motto mens sana in corpore sano, cioè fra virgolette posso permettersi questa dizione, tutto parte dal cervello e se il cervello è sano può dare vigore, può dare benessere anche a tutti gli altri organi.